Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Game Masters. Siamo tornati qui su Red Dead Redemption. Allora, stiamo per attivare questa missione, ve la faccio vedere sulla mappa. Allora, siamo in questa zona della mappa. Insomma, siamo un po' più a sud di Valentine. E stiamo per fare questa missione di Thomas Downs. Fai visita a Thomas Downs per riscuotere il suo debito. Siamo abbastanza vicini, quindi direi di non perdere tempo e di andarci. Nel nostro tragitto abbiamo incontrato un puma che ci stava facendo la pelle. Il nostro cavallo si è impaurito, ci ha disarcionato e ci ha fatto anche un po' di danno. Comunque siamo riusciti a uccidere il puma e a scuoiarlo. Sono riuscito a scuoiarlo, infatti la pelle la vedete sul culo del nostro Dino. Ciao cagnolino. Thomas Downs! Dobbiamo chiedere in giro, immagina. Cane, non è che sai dove sta. Mr. Downs! Andiamo a vedere questa casa. No, qua è chiuso. Si può vedere dentro? Downs! Allora, qua non ci sta. Andiamo a vedere là. È un fienile questo. Mira, quindi sta da queste parti? Io non vedo nessuno qua. Qua non c'è niente. Forse sta qua sopra, vediamo. Stai qua? No, qua non c'è nessuno. Ma mira, mira a chi? Devo chiamare questo signore, Thomas Downs. Vabbè, ci sta qua che posso prendere? Niente? Che fregatura. Scendiamo. Qua non c'è. Nella casa non c'è. Vediamo un attimo col Dead Eye se riusciamo a vedere qualcosa, no? Mr. Downs! Questa è la stessa casa di prima? Cane, non è che sai qualcosa tu, eh? Da qua non si può entrare. Ah, eccolo qua. You, whatever do you want? Mr. Thomas Downs? You owe me money. Oh, no, no, I'm... Dove si entra qua? We ain't a charity, Mr. Downs. Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'll... Really?
threaten me, would you? Please, I have a family, sir, please. I don't care about your family. Why did you have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. Minacciamo ancora. You are a slippery little bastard, but I got you now. Please, please, show some compassion. Cacci I sordi. Strauss told me you needed a beating. You saying he was right? What will that solve? Pay the... È l'ultimo avvertimento, eh. Be reasonable. No. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? Stai provocando, però, eh? Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money! Un po' mi dispiace, però, dai. Ci tocca fare i cattivi, però. È il nostro lavoro, eh. Ma dove sta andando? Che si sta commuovendo. E che si torna così. Si è un po' commosso, sbaglio. Ah, perché mi sta facendo seguire l'indicatore, ok. Togliamo l'indicatore, dobbiamo andare da Strauss. Allora, leghiamo il nostro Dino. Andiamo di qua. Perché non si può correre nell'accampamento? Si farebbe molto prima. Vedo un po' nervoso comunque. Non so voi. Ecco il nostro Strauss. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Ah, finisce così. Prestiti Atti dei Peccati 3. Vediamo un attimo com'è andata. Mi sa che è andata male, eh? Completa la missione entro 2 minuti. Ma che stress, però. Che ansia. Completa la missione entro 2 minuti e 10 secondi. Vabbè, non ci siamo riusciti. Non fa niente, pazienza. Va bene. Allora, con il nostro bastardone Strauss, direi che con questa puntata possiamo chiudere qui. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento qui su Game Busters. Ciao a tutti ragazzi. Ciao anche da Strauss, eh? Ciao Strauss.